Allora, vi racconto questa che è bella. Siamo a Brozzo, sono le 6:51, sono partito a 5:50. Città, un grado, nebbia, freddo ghiacciato. Dopo Concesio la situa migliora, vento fortissimo da nord di termica, morale al crociale di Mezzanero a 7 gradi. A Enzino ero ritornato a 3 gradi in mezzo, ora siamo ancora intorno ai 3 gradi e iniziamo a salire verso l'Odrino, sempre vento di termica che scende dalle cime delle montagne. Comincia appena appena a rischiarare all'orizzonte. Ho appena passato l'incrocio per il lago di Lembrio, quindi forse il punto più freddo del fondo valle di Lodrino. Un grado, umidità altissima, sabbia e sale in strada e tutto ghiacciato ai lati. Di fronte, e non credo si veda dalla videocamera, comincia appena appena a rischiarare, delle nuvolette pecorelle si stanno arrossando, comincia l'aurora, fra 40 minuti c'è l'alba. Questo è il primo tornante, da qui in teoria la luna è di fronte, eccola lì. Due giorni dopo la luna piena, in teoria da qua potrebbe iniziare l'inversione termica e scaldarsi. Comunque l'umidità di certo si abbassa, perché l'umidità sta a fondo valle, meno 0,5, non meno, nonostante il fiato sul GPS. Non so se si vede la luna, comunque è lì davanti. Alle porte di Invico, la frazione di mezzo di Lodrino. Sono tornato a un grado, abbiamo guadagnato 4-5 decimi. Allora, stiamo percorrendo la ciclabile che unisce la frazione di Invico alla parte principale del comune di Lodrino, in modo tale che i locals si possano spostare non solo in auto all'interno del paese senza rischiare di essere falciati sulla provinciale. Quindi comune di Lodrino, tanta roba. Eccoci in vetta ormai alla cocca di Lodrino, 2,6. No, non è un lampione, è la luna, il Guglielmo e il Golem, Lodrino. Ed ecco le nuvolette rosa dell'alba, 7:35, meno di 10 minuti all'ora X. Eccoci, guardate lì, 3-4 minuti, c'è l'alba, vabbè, noi abbiamo davanti le montagne, quindi non si vede fra 3-4 minuti, il sole sorgerà dalle montagne più avanti, però siamo a fine gennaio e sono in cima a Lodrino alle 7:30. Non so, una volta non l'avrei detto. Siamo qui a Casto, meno 1, ovviamente fondo valle ghiacciato, speriamo che non sia ghiacciata la salita per la Madonna della Neve, perché vorrei salire di qua, ecco perché. Perché c'è un altro perché. Così almeno mi riscaldo le mani che mi si erano già congelate. Gan 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 gan. Per ora siamo scesi a meno 2. Però la strada è bella pulita. È andato il sale. Il ghiaccio è solo ai lati. Comunque ci sono ancora
dei rimasugli della neve che è venuta giù settimana scorsa, visto che qua, guarda verso nord, è sempre ghiacciato. Eccoci qui quasi in cima, rimasugli di neve, inversione termica, siamo tornati sopra zero, di 0,4 dai meno 2. Peccato che ora devo scendere di nuovo. Adesso qua dallo scollinamento ci godiamo un briciolo di sole prima di ributtarti giù verso il groppo. Giusto che hanno messo meno sale qua a scendere dagli oggi, tanto che ancora tutto bello all'ombra. Stiamo riscendendo a un grado dopo i 3,5 di schiavivo, però bisogna stare attenti. Che strano, avrei mai detto che al groppo sarei andato sotto zero. Meno 1 alle 8:49, ma poi su in cima ci sarà di nuovo il sole. Ma che bello l'incrocio per Vinzago, sembra abbia nevicato. Meno 2. Là c'è il sole e noi adesso ci andiamo. E rieccoci al sole, ultimo chilometro per le coste di Sant'Eusebio. Magicamente temperatura già rialzata a meno 1, siamo arrivati a meno 3 comunque, ma è in salita, andiamo a meno 0,8 e sale. Oggettivamente in quest'anno non avevo ancora fatto il groppo e neanche le coste e quindi prima della fine di gennaio recuperiamo a questa lacuna coste 5-7-7 metri sul dislivello del mare, sole già scaldato, siamo già a 2,8 di nuovo. Peccato che adesso scendiamo a Caino, quindi passiamo dalla Val Bertone e saremo di nuovo nel ghiaccio sicuramente prima di riuscire al sole a nave. Ok, passata la Val Bertone siamo a Caino, come vedete ombra, umidità ricordata a manetta. Un grado e mezzo, ma solo perché siamo passati abbastanza veloci e probabilmente non è riuscito a scendere, la temperatura è un po' lenta a scendere. Sta scendendo ancora adesso nel mio paese, sicuramente c'è meno freddo che non là. E a nave siamo di nuovo a meno 1, anche se sta arrivando il sole, ma come vedete nebbia umida. Questa cavolo di inversione termica. Sono partito dalla città prima delle 6, c'era una vaga nebbiolina che si stava formando e c'era un grado, e sono tornato che non si vede una cippa e c'è meno 1,5. Era meglio stare là sopra, ma la pianura non esiste.